Non è solo quello, perché lei ha anche presentato tutti gli elementi tecnici, salti, trotole, Sì, sequenze dico di passi perfetti. perfetti. Giustamente è molto evidente il fatto che lei sia ancora, tra virgolette, immatura per quello che riguarda l'interpretazione e gioca tutto su quello che invece sono le sue capacità e il suo talento di essere così snodata perché arriva da una disciplina artistica come la ginnastica. Intanto stiamo vedendo un'altra atleta russa che aprirà proprio il secondo gruppo, Polina Korobenikova. Polina Korobenikova che ha ottenuto una quinta posizione con il suo show prova con 54,50. A me piace tantissimo questa atleta, lo dico sempre, mi aveva sorpreso all'Europeo e adesso la vedremo nel Lago dei Cigni di Tchaikovsky. In estate tra l'altro Polina ha avuto anche un problema al piede, quindi ha anche rallentato i suoi allenamenti. Come del resto l'abbiamo detto, anche la Giulia Lipnitskaya è arrivata qui non in perfette condizioni di salute. Noi oggi vogliamo vedere anche cosa farà Ashley Wagner, non dimentichiamocela, l'americana, la statunitense, che è seconda dopo lo short, ma che viene da una vittoria importantissima come quella a Skate America. Sì. Vediamo, questa atleta russa comunque ieri ci ha colpito per la sua eleganza, vediamo se oggi continuerà a confermare questa sua grande dote. Solamente doppio il primo flip. Doppio axel, triplo toro. Triplo loop, doppio tollo. Triplo loop, è stata brava a non cadere, però giustamente l'atterraggio non è stato perfetto. Salco, invece questa volta cade, però era riuscita a completare le rotazioni, si è quasi seduta. E questa volta ancora l'errore nel salco, quello che esegue solamente semplice con l'atterraggio sui due piedi. Bello però il pubblico che la sta incitando. Sì, fantastico, devo dire che si è sempre aiutato in questi gli atleti in difficoltà.
sarà davvero in difficoltà in questo programma, anche rispetto al programma che aveva presentato a Mosca, dove almeno la prima parte era riuscita a mantenere tutti gli elementi, poi verso la fine era passata anche molto stanca. Peccato, perché è veramente una pattinatrice di una grande eleganza. Sì, però vedi che le manca la costanza, sì. Poi, perché può magari fare un corto molto interessante, molto pulito, poi nel lungo fa qualche elemento corretto e poi perde il ritmo nell'esecuzione dei salti per poter mantenere costantemente un alto livello di qualità degli elementi. Lei comunque vedi che dalla faccia non è molto soddisfatta, perché si rende conto degli errori che... Ma poi alcuni molto stupidi, perché io capisco chiudere un salto e cadere. Però qua si vedeva proprio come se partisse un po' affrettata nei salti, quando si trova nelle condizioni magari di non riuscire neanche a completare la rotazione. Stiamo guardando proprio sui particolari. Guarda qua, questo è doppio axel, triplo toe loop in combinazione. Molto bene. Bellissima la posizione in uscita dei salti, triplo loop, qua che vediamo, vedete come parte senza puntare un salto, invece questo che ha puntato è il toe loop, perché lo punta con la gamba esterna. Qua le posizioni, questo è un ring dove deve avvicinare il più possibile la testa al pattino, cambio di posizione, vedete che si è girata in maniera verticale. Questo è l'altro loop, guarda come è stata brava a non cadere, tutta sbilanciata in rotazione. Peccato. Adesso, attualmente però lei... il programma migliore era stata Cristina Gauss, sì, sì. Non c'è ombra di dubbio, non c'è che... paragone. Ma no, ecco questo, guarda, il Salkov dove si è proprio seduta, non è riuscita ad atterrare sul piede, questa bellissima posizione della Billman, questa chiamata Billman, dove si spinge la gamba al di sopra della testa. Beh, vedremo questo punteggio, lo ricordiamo, lei era quinta. Punteggio tecnico, il migliore della Cristina Gao, il peggiore attualmente è quella della Lena Marocco. Ah, sì. Allora, 39-11 per un soffio supera la Marocco, 52-21 per quello che riguarda i components, sono i secondi components visti finora, una detrazione per un overall di 144-82 con 90-32 per quello che riguarda il punteggio proprio dei Guardiamo un attimo, inquadrato c'era dietro, sì. Wendell Pizera, sì. E a fianco, guarda, Christine Hurt sulla destra, che è uno dei più grandi giudici internazionali della danza.